Storytel presenta A Babbo Morto, una storia di Natale, scritta e letta da me, Zero Calcare. Voci di Neri Marco Re e Caterina Guzzanti. Il miglior narratore o lettore di Zero Calcare è Zero Calcare. Mi sono vergognato come un ladro, perché in realtà quando faccio le letture per i video in cui faccio le vocette, eccetera, le faccio registrandole dal cellulare nel segreto della mia cameretta da solo. Di solito mi pongo il problema che magari il vicino di sopra o di sotto, visto che abbiamo le pareti di cartone, possa sentire qualcosa e mi sento un coglione. Farlo con delle persone che mi guardano e mi ascoltano mi imbarazza ancora di più. Spero di dimenticarmelo più presto, però. 20 luglio 1983. Dopo 30 giorni di agitazione fuori dalle fabbriche, le renne caricano violentemente i folletti in sciopero per far entrare i comini. Sì. I gumini. Esatto, i gumini pure la curcuma. Esatto. L'oggetto graphic novel è già in sé un piccolo spettacolo, perché ci sono le immagini e c'è la storia, ci sono i dialoghi. Il fatto che sia diventato anche un audiolibro lo rende proprio uno show. Per quanto mi riguarda è sicuramente un grandissimo piacere, perché sono un suo ammiratore e faccio parte della foltissima schiera i suoi lettori. Questo è poi un progetto un po' diverso, un po' particolare, diciamo, parecchio drammatico, acido. E allora non ti deluderò, amico mio! Se mi senti, se mi puoi vedere da lassù, io te lo giuro sul sangue di San Gennaro! Sì, sì, tutto quello che vuoi, ma state esagerando! Dai, su! Te la rifaccio! Il divertimento c'è nel cercare delle voci diverse per i vari personaggi, però è una metafora drammatica, quindi sicuramente c'è anche da tener conto di questo aspetto. Non abbiamo mai trovato altri ordigni, quello fu l'unico. Ma era bastato a far capire a tutti chi erano quei folletti bastardi psicopatici con le orecchie a punta. Perché c'è quella E, secondo me, di troppo. Stavo esagerando, infatti, stavo. Ma che purtroppo a dire Bibbia non le sa le cose. In realtà io avevo cominciato l'anno scorso a pubblicare a Natale delle illustrazioni natalizie super cruente, perché, non lo so, ma in realtà per divertirmi. Mi piaceva l'idea di mettere delle situazioni che veramente erano successe nel nostro paese. Mi faceva ridere il fatto di poter scrivere delle didascalie a cui la gente credesse rispetto al mio afflato natalizio e poi si trovasse questa cosa qua. Mi faceva ridere però in generale questa contraddizione qua. Possiamo pure farne una con un tono un po' più normale, se dici sono. Alla fabbrica di giochetti della Grosso sono pochi i folletti che okay. Non di parlare. 20 giugno 1983, è sciopero. I folletti bloccano i cancelli della Claus e chiedono di fermare i licenziamenti. Secondo me l'audio può dare un sacco. Io poi sono uno che nei fumetti cerca sempre di ricalcare il più possibile il linguaggio parlato e spesso però magari nella lettura, specie chi magari non è di Roma, non riesce a riconoscere esattamente l'intenzione di una battuta o come si pronuncia una determinata cosa, eccetera, e il fatto che queste robe siano lette e quindi si accompagni il lettore, in quel caso l'ascoltatore, in questa maniera, mi sembra una cosa molto figa che può aggiungere un sacco. La voce di un lettore, quindi appunto attrice o attore che sia, un libro dà un'impostazione, è come vedere un film tratto da un libro, da un romanzo, e magari tu ti aspettavi quel protagonista o quella protagonista con faccia e voce diversa e poi te li ritrovi sul film, su pellicola, secondo le scelte del casting e della regia. Non pareva manco più Babbo Natale, pareva Babbo Natale che si era mangiato Babbo Natale. Oh, Santa Brigida, che confusione! Tutte queste scoperotte! Ma chi è stato? Sicuro la signora della Romania. Rompe sempre le cose. Ruba pure lo zucchero dalla zuccheriera, io lo so. Vuoi una rossana, amore de nonna? Io ho letto molti libri e quindi ci sono parecchi audiolibri in circolazione con la mia voce e credo che sia una fruizione in più che si affianca a quella tradizionale e quindi magari
quando uno ha più ore a disposizione, magari in lunghi viaggi in macchina, perché no? Possono essere complementari, diciamo, questi due sistemi. Io, per esempio, adesso riesco a stirare grazie agli audiolibri. Posso stare ore e ore, io sono lentissima e incapace, però intanto ascolto un po' come un tempo si faceva con la filodiffusione. Io sono uno che ascolta un sacco, ma in realtà ascoltavo le serie TV. Chiaramente mentre disegno non le posso guardare. Nell'ultimo anno ho cominciato a ascoltare un po' di podcast, devo dire, e ho cominciato anche con qualcosa di audiolibri e devo dire che effettivamente, siccome non riesco, non c'ho più il tempo di leggere, almeno non quanto vorrei, non quei 3 libri a settimana che mi vorrei comprare, eccetera, penso che almeno per come campo io è una cosa molto figa.